Gioacchino, raccontaci, quando siamo nati? Siamo nati all'inizio degli anni Ottanta, io all'epoca suonavo la batteria, poi per diciamo esigenze di musica mi sono dovuto cimentare nel canto e poi scrivendo anche i testi e le musiche del gruppo. Ma in che anno siamo nati? Ufficialmente nel 1983. Un gruppo giovane, stagionale. Possiamo fare qualche tardito. Senti, ma Hesperia perché? Hesperia è il nome che i greci davano alla Sicilia orientale in quanto terra dove tramonta il sole. E l'EPS è una brutta parola, se ve la dico, però come vogliamo dire noi non è proprio una brutta parola, ma per intendere che diciamo che siamo bravi. Ma era rivolta a qualcuno, vero? Sì, all'epoca era rivolta ad un altro gruppetto dell'epoca, i The Rain, che il chitarrista ci abbandonò, e allora io gli dissi faremo un gruppo che non morirà mai, e ne ha potuto fare. Questa è la storia. Comunque poi no, ci siamo ripresi il chitarrista. Ci siamo ripresi il chitarrista, ora l'abbiamo perso che è a Milano. Che ma definitivamente. D'accordo, senti, ma allora... gruppo rock, inizialmente musica italiana, dopo ci siamo dati un po' alla musica italiana, siciliana. Ispirandoci a chi? Ma un po' tutti, la contaminazione musicale può essere da Battisti a Led Zeppelin, blues, tutta la bella musica che ho ascoltato, che abbiamo ascoltato, poi alla fine la si focalizza facendo la nostra musica che ha testi in dialetto con musiche, diciamo, anglosassoni, rock, blues. Ma questo passaggio dall'italiano al siciliano? Allora, passaggio dal siciliano all'italiano, perché io nasco a Giarre, per cui sono siciliano, penso in siciliano, devo tradurre simultaneamente dal siciliano all'italiano, per cui sono di lì. D'accordo, non lo so, ci vuoi raccontare di qualcosa, qualche pezzo particolare a cui sei legato, qualche brano? I pezzi, bene o male, sono tutti autobiografici. All'epoca ero un ragazzotto in crisi, avevo tanti problemi, per cui diciamo esorcizzavo i miei problemi scrivendo. C'è la canzone di Cornuti, c'è Scecco, c'è Decchio, c'è Passano, sono tutti identificativi della mia persona. Scecco racconta un po'... Scecco racconta la mia vita lavorativa in quanto Scecco di Ciavaglio che mi ammazzava di periodo facendo il camionista. Mentre adesso cosa fai? Vendo caffè. Questo così, a modo. Caffè. Allora, i componenti del gruppo, a parte... Componenti del gruppo, adesso siamo senza Leonardo, l'armonicista, che per motivi di lavoro ci ha abbandonato. E siamo in 5. Alle tastiere c'è Gianfranco Strano, al basso Marco Carnata, alla chitarra elettrica Gianluca Russo, alla batteria Luca Milano. Alla voce, Gioacchino, senti. Lo do la carina,